Ciao ragazzi e ragazze, bentornati in questo video oppure benvenuti. Questo è un What I Eat in a Day, seconda parte, quindi il secondo giorno della mia dieta detox, appunto di cosa mangio in un giorno. Se non hai visto il primo video, te lo lascio qui sotto in descrizione. Qua come colazione oggi ho preso 4 fette biscottate e ci ho messo sopra della marmellata light bio senza zuccheri aggiunti. Io sto usando questa qua della Hiro e devo dire che mi trovo benissimo. Questa che ho usato oggi è alle ciliegie nere e devo dire che è veramente veramente molto buona. E poi, a seguito di queste 4 fette biscottate, mi sono fatta un tè verde caldo perché lo prevedeva appunto la dieta che sto seguendo. Come marmellata ovviamente utilizzo anche vari altri gusti, sempre della stessa marca, non uso sempre quella di ciliegie nere. A metà mattina, tipo verso le 10, mi sono fatta una spremuta di arancia. Arriviamo al pranzo. Qua per pranzo mi stavo facendo della pasta, sempre integrale, però questa volta ho fatto gli spaghetti con 2 cucchiai di pelati. Qua ne risulta un po' di più perché ne ho messo 4, essendo che dovevo cucinare anche per mia mamma, essendo che la sta facendo anche mia mamma. Ho messo semplicemente un goccettino d'olio, un po' di sale e un po' di origano. Dopo aver ben girato e schiacciato i pelati, l'ho messo sul fuoco e vado ad aggiungerci, appunto, ci ho aggiunto un bicchiere, un goccettino d'acqua e ho lasciato cucinare a fiamma bassa. Come pasta ho usato appunto gli spaghetti integrali, come vi stavo dicendo prima, sempre della Barilla. Non è una sponsorizzazione della Barilla, ma la Barilla è la Barilla. Qua avevo fatto finalmente, pesando bene, stavolta 50 grammi, perché oggi prevedeva 50 grammi, ora non so se non ho sbagliato a scrivere, ma comunque ho seguito così. E ho pesato appunto 50 grammi di spaghetti. Ho messo l'acqua a bollire e una volta arrivata ad ebollizione, appunto, buttiamo la nostra pasta. Oltre alla pasta, comunque vado a mangiare anche un po' di insalata prima di mangiare la pasta, così che ci renda un po' più sazi. Qua la pasta si è cotta e vado a metterla semplicemente nella pentola con il sugo e vado a miscelare il tutto. Come vedete, stavo miscelando il tutto. Purtroppo oggi non ho potuto mettere il goccettino di parmigiano sopra, però vabbè, è uscita buona lo stesso. Arriviamo alla merenda, erano tipo le 16 e qualcosa, 16:30 del pomeriggio. La mia merenda prevedeva uno yogurt con metà mela, solo che io in aggiunta ho deciso di metterci neanche un cucchiaio di avena pura bio, il tanto di ma equivaleva, cioè era un cucchiaio raso praticamente. Cosa ho fatto? Ho messo tutto lo yogurt in questa ciotolina,
Poi ho tagliato semplicemente la mia metà mela a pezzettini e ci ho messo sopra appunto il mio cucchiaio raso di avena sopra. Per cena avevo del pesce con un po' di insalata. Mi sono fatta una di queste due fettine di merluzzo, ce n'è due perché ripeto, la sta seguendo anche mia mamma, sono 100 grammi. Ho messo un filino filino d'olio e ovviamente il curry sopra e ho lasciato cucinare con il coperchio. Ovviamente il pesce l'ho condito anche con un goccino di limone. Come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale, a seguirmi su Instagram perché lì mi trovate H24, troverete il nome qui scritto o anche sotto nell'info box. Lasciatemi un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!